matti. Ci sono matti buoni e matti cattivi, come c'è la ciucca buona e la ciucca cattiva del vino, quando ti ubriachi, no? Però i matti, secondo me, tutti siamo un po' matti. Nessuno è normale. Chi distingue quello è normale, quello è normale, è già unico che giudica e non capisce un di niente, un cazzo di niente. La pazzia è tante cose. Vi faccio qualche esempio. Pazzia non è leggere un libro al contrario e neanche leggere un libro dritto. Pazzia sarebbe smettere di leggere. Pazzia è una bella prospettiva che non avevi previsto. O un cambio di senso, o una sparizione improvvisa. Pazzia è fare un salto quando tutti si aspettavano un passo. Ma pazzia è anche sofferenza, talvolta grandissima. Io sono stato a Torino, una delle più intelligenti realtà italiane dove le persone che soffrono vivono in appartamenti e non in strutture manicomiali. Ed è lì che si autodeterminano e acquisiscono il proprio senso della vita. Ciao Diego! Buongiorno e benvenuto. La signora è con te? No. Che mestiere fai? Io faccio lo psicologo di strada. L'idea nostra è di lavorare anche sulle panchine se c'è bisogno, di lavorare in giro. E soprattutto siamo andati dove trovavamo la gente, che non veniva negli studi, o che rimaneva tagliata fuori o che non c'aveva i soldi. E come facevi a intercettarli? Io lavoravamo molto con i tossicodipendenti di nuova generazione, ragazzi che spacciavano, fumavano o incontravano anche altre sostanze. Con un po' di buona volontà si raccontano i ragazzi, non è vero che sono così ostili. L'unica vera difficoltà era che c'ho la faccia da sbirro, dicano loro. Da bigossino! Lo so. Questo è il centro di Settimo. Qui c'è il comune e qui ci sono buona parte delle nostre attività. La nostra idea è un po' di tenere persone che soffrono dell'anima, che si chiamano malati psichiatrici o matti, in mezzo alla gente, proprio nel centro, perché crediamo che l'isolamento, l'esclusione sociale, la solitudine sia il fattore peggio che c'è, quello che aggrava le patologie. Questo è uno dei nostri alloggi. Che vuol dire alloggi? Vuol dire che non sono comunità, ma sono gruppi appartamenti. Anche questa? No, questo è un ristorante. Ah, ok. C'ho le sbarre, noi le sbarre non ci piacciono. Gruppi di 4, 3, 5. Okay. Ciao ombre. Ciao, è il ragazzo che... Ragazzo che verrà. Che verrò. Adesso viene a vedere il concerto stasera del Cori. Ah, domenico. Domenico è un bravo ragazzo, c'ha un problema, che è un tifoso corinista. Noi siamo alleati allora. Sono alleati? Io sono della Fiorentina. Ah, ok, perfetto. Siamo... A posto. E questa è la piazza centrale del paese. Io pieno di bambini, ma avete sì. Mai avuto problemi? No. L'idea che il mappo sia pericoloso o che... Faccio del male ai bambini, è proprio uno stereotipo. L'unica roba con i bambini è che qualcuno soffre del fatto di non averli e qualcuno li ha. Anna Maria, sono qua, dove sei? Ciao, piacere, Saverio. Anna Maria. Cos'è il coro? Ah, un esperimento di benessere sociale. Poi lo chiedo anche a Diego. La nostra idea è un po' basagliana, se vuoi, è quella di dire che facciamo musica, cerchiamo di fare musica di qualità e di auto mantenerci. Poi gli chiedo la situazione generale. Qual è il rischio se non si passa più dagli appartamenti? Che si abbandoni il territorio. Fare psichiatria sul territorio è complicato. Però l'unico modo per restituire una forma di guarigione, che noi la chiamiamo guarigione sociale, cioè poter stare con la tua foglia in mezzo a noi, te si fai, lavorare, essere produttivi, non essere un posto, è l'identità. Può capitare che si privilegi delle belle comunità assolate, con sotto un lago, su un monte, su un cocuzzolo, dove i pazienti stanno all'aria aperta e poi fumano sigarette, bevuto caffè e aspettano di morire. Questo è il rischio se abbandoniamo il territorio. E ripristiniamo la mentalità manicomiale, che non è mai morta. Però se rifacciamo anche le strutture diventa un po' un problema. E ora torniamo al coro. Direttrice del coro, cantante jazz. Che vuol dire dirigere un coro? Perché io vedo solo gente che muove le mani. Vuol dire dargli il tempo, cercare di dargli anche espressione delle volte ai pezzi. Ma io mi sento imbarazzatissima questa cosa. Qui siamo nel pieno del backstage prima del concerto. Non me l'ha fatta. Sì ragazzi. Ma no, poi su Facebook la mette. Per esempio, lei è un'infermiera che oltretutto canta nel coro. Che stava facendo? Stavo cazziando il marito che vuole andare a fumare. Che stavo facendo? E questo è il coro e vi garantisco che sono bravissimi. E chi soffre di più o di meno, o a volte sì, a volte no, non si riconosce né dalla voce né dal viso. Poi il giorno dopo conosco la ragazza a cui devo tutto. Silvia. Se io Silvia ti chiedo che lavoro fai? Io sono un'educatrice. C'è qualcuno delle tue amicizie che quando gli racconti il tuo lavoro non capisce molto bene? Oppure vabbè, il commento classico è io questo lavoro non lo potrei mai fare. Oppure l'altra versione, un po' perché ho paura, l'altra versione perché sono troppo sensibile. Che poi tecnicamente magari Forza Mambo l'ha scritto uno che viene certificato come normale. Eh
forse. Entriamo nella sede dell'associazione Arcobaleno. Buongiorno a tutti. Raffaella, dove siamo qui? Noi ci occupiamo di salute mentale. Sono un socio dell'associazione Arcobaleno. Anch'io sono socio dell'Arcobaleno, sono Linda Giornaliero. Io sono Alberto, piacere. Ciao Alberto. Quante spille? Sì, mi piacciono i paesi, ecco, sono affascinato delle nazioni. Messico, Perù, Italia, vabbè l'Italia. Lasciamo perdere questa Italia che si sta sprofondando nella corruzione. Che cosa non posso non raccontare in questo posto? Che siamo matti, che siamo orgogliosi di esserlo, che questo luogo è una terra di mezzo dove follia e razionalità convivono. Dai, ti leggo una poesia, dai. Possiamo avere un cuore pulito, un cuore uniforme, un cuore di coraggio, un cuore che porta fortuna. La follia. La follia per me è una specie di pazzia anche. A volte rendo triste che la follia di buttarsi dal quarto piano, sai, no? Avevo mio marito che mi teneva compagnia, poi è mancato. E... Se io ti chiedo chi sono secondo te i matti? Uno che soffre, io l'ho riconosciuta la mia sofferenza, però non è da vergognarsi, anzi noi siamo anche gente stravagante. Sei stato bravo. Tu finora hai avuto qualche problema? Ma qualcosa, maltrattamenti. Ti ricordi un episodio di scuola? Scherzi, picchiare, del tipo schiavo, prendere in giro, cioè queste tipologie di maltrattamenti. Okay. Tu ti chiami? Nicola. E trascorro momenti in cui l'acqua diventa compagna. Mi lava dalle paure, mi leva il timore delle dittature. Senti, ma la maglietta va commentata. Sì. Lei è? Sono Gianangelo. Che cos'è la follia? Io sono perfettamente convinto che tutti gli esseri umani, essendo dei mutanti cerebrali di scimpanzé, sono tutti quanti malati di mente. Poi ci sono quelli che prendono i farmaci e quelli che non li prendono, quelli che sono più socialmente accettabili, quelli che sono più incontrollabili, ma non esistono regole, esistono solo le eccezioni. Chi ho di fronte? Mi chiamo Giorcelli Carlo. Lei ha incontrato la sofferenza nella vita? Sì. A volte mi capitava, pur sapendo che magari il gas è chiuso, andare a vedere, alzarmi per andare a vedere 3 o 4 volte se il gas è chiuso. Sai come fa Matteo Salvini per fare l'amore con la moglie? No. Semplice, la lega. E sai cosa fa il pasticcere quando gli muore la moglie? C'è troppo traffico. No. La crema. Un'altra ti viene in mente? Sai con cosa pesca? Tutti un po' fuori. Il pescatore che non ha dormito bene? No. Con la sonnolenza. Ciao, grazie. Ciao. Saluto di Firenze, ciao. Silvia, qui dove siamo? Allora, qui siamo al Caffè Basaglia, è un circolo. È un circolo dove lavorano, ma lavorano veramente, cioè il contratto di lavoro vero, cittadini e anche persone con problemi di salute mentale. E parlando di cose serie, come si mangia? Si mangia abbastanza bene. E questa è la tavolata. Sono Enrico, piacere. Se io ti chiedo che mestiere fai? Faccio lo psichiatra. Psichiatra significa medico della mente. I medici che escono dall'università sono preparati a gestirsi le situazioni in ospedale, negli ambulatori, secondo delle regole a cui la persona che arriva deve adeguarsi. La nostra scommessa invece, se tu vuoi i tuoi pazienti hai bisogno che stiano nel mondo normale, devi cercare di seguirli nel mondo normale. Quindi sei tu che devi andare dietro a loro, devi andare a cercarli, devi sedurre. Grazie. Prego. Metto qui. Un uomo in ginocchio era il mio sogno. La domanda è un po' rozza. Ma da che cosa si capisce se una persona è matta oppure no? È evidente che quando uno pensa al matto e pensa a Napoleone che si tiene la pancia e dice quello fa Napoleone, è vestito da Napoleone, ci si immagina che sia matto. Ora, non è così automatico secondo me. C'è tanta gente che ha tutta una serie di credenze e fondamentalmente vive da persona normale facendo l'esaltato nella vita quotidiana e fondamentalmente nessuno lo piglia in carico e nessuno dice che è un malato psichiatrico. Dipende dalla percezione del malessere talvolta. Si guarisce? Si guarisce. Un tempo non l'avrei detto, ma si guarisce. Che intende per guarire? Essere in grado di autodeterminarsi in maniera adeguata, che non vuol dire l'assenza del sintomo. Il giorno dopo ho fissato con Gianluca, che era uno dei commensali della sera precedente. Adesso vi porto nell'appartamento di Corso Rimondi,
qui a Torino, quartiere Crocetta. E sul campanello che c'è scritto? Sul campanello ci sono i cognomi delle persone che abitano nella casa. Noi abbiamo scelto di non connotare con il nome della cooperativa. Ciao Mario, molto lieto Saverio. Vieni pure. Piacere Saverio. Roberto. Come? Cosa? Mi racconti un po' come funziona questa casa? Ogni tanto ci facciamo un po' di battibecco. Su cosa? Fare l'immondizia, lavare i piatti. Cinci. Buona colazione a tutti. Buona colazione. Il tuo sogno nel cassetto? Guidare per qualche ora una bella Ferrari. Con accanto chi? Con una bella ragazza, diciamo. Ce n'è una in particolare, tipo a me no. Piace molto Belen. Sì, no, mi piacerebbe. No. È un'icona. No, è straordinaria. Poi mi piace il suo essere così impegnata nel sociale. No. Aspettavi qualcuno di più, certo. Sì, cioè. Tipo invece la Margherita Hack. No, ma Kate Blanchett, non lo so. Arisa, che è una cantante. Tu canti mai? Ogni tanto sì, ma invento qualcosa io. Il cane, la volpe, si gira a se stesso, malgrado il passato sia stato contento di non avere vissuto il momento. Grazie. Ma questa è tua o, lei, cioè, o è, no, una è mia. Famosa? È mia. L'ho inventata adesso sul momento. Improvvisazione, questa improvvisazione. Stavo pensando, ma di chi sarai? Grazie Saverio. Ti posso chiedere a te se ti viene in mente un momento o una giornata particolarmente felice della tua vita? Tanti anni fa, un venerdì di carnevale, c'erano tutte le maschere, c'era Pulcinella, c'era Arlecchino, Pantalone, bello, si rideva, si scherzava. In quanti siete qui in casa? Allora, noi in casa siamo in 5 e il signor Lello... Ciao Lello, sei in viva voce. Buonasera Lello, come va? Bene, grazie. Che cosa devo raccontare della casa, di questa esperienza qui? Un sacco di bene, perché mi ha risolto un bel problema, che io non stavo bene, da solo dopo la separazione di mia moglie. In quella casa ho trovato molta accoglienza, ho vissuto una bellissima esperienza, solo che ormai la ritengo superata, ecco, questo è... Lello, ti ringrazio molto, ti faccio gli auguri di buona Pasqua e penso anche agli altri. Grazie. Auguri! Ciao Lello! Grazie, auguri! Dice la ritiene superata perché lui in prospettiva sta cercando un appartamento per conto suo e vuole andare a vivere da solo. Ormai è in prospettiva di progettare la sua vita anche dopo il gruppo appartamento. Però nelle vicinanze, e il motivo è molto bello. Continuare a venire a giocare a carte con Mario, a mantenere alcuni punti fermi della sua rete che ha costruito in questi anni. Che è una delle modalità con cui uno può dire allora funziona lo stare esatto. Insieme. Esatto. Per salutarsi, ti viene in mente un altro pezzettino di canzone? Ah, un altro inventato da me. E non mi viene in mente. Pensaci. Sei tu la mia vita passata, secondo il tuo principio d'amore, perché tu mi hai sempre vissuto momenti difficili della mia vita. Amore, non fare ricorso di questi periodi di stabilità. Ciao. Poi ci spostiamo in un'altra zona di Torino. Marco, Monica, Michela, Emma. Se vi chiedo dove siamo qui? Siamo in un alloggio, in una casa, in un appartamento siamo. Come se fosse un appartamento uguale a tutte le altre case. Che cosa ti piace a te dell'essere qui? Qual è un aspetto positivo? Il fatto che uno riesce... Nel mio caso, ad esempio, riesce a prendersi cura di se stesso. Quando ero a casa non mi curavo più. Non mi piaceva lavarmi, profumarmi. Mi sto curando e sto facendo qualcosa per poi tornare a casa e essere quella lì per me una volta, con la mia famiglia. Senti, ho visto che qui di fronte c'è un'occupazione. I neri? Sì, c'è stato dei problemi? Sono andato una volta che c'era ancora l'altro operatore che non c'è più, Michele Serrelia, siamo andati a trovarli, a parlare con qualcuno di loro. Come è andato? Bene, sono molto disponibile. Io ho 74 anni. 74 anni. Sì. Quando eri molto più giovane, tu lavoravi? Hai lavorato? Sì, sì, ho lavorato. Alla Magnatina è quella che fa i televisori, è alla Fiat di Caselle. Prima di venire qua sono stato nei dormitori per, non mi ricordo se per 3 anni
o 4 anni. E quello lì è un po' brutto, perché lì non ti aiutano, lì ti dicono se vuoi stare qua bene, se no andarmi fuori sulla panchina. Michela, sì. Cosa ti piace fare a te nella vita? Il risveglio del vampiro che dormiva come un ghiro. Da una canzone a un'altra. Fiori rosa, fiori di pesco. Per tornare un mese dopo da Diego. Buongiorno. Lento. T'ho dato subito del tuo, è un errore o va bene? No, va bene. Salve! Ciao, sono un po' emozionato, ma sto bene. È un momento importante per questa struttura dello Psicopoint. Scusate il campanello. Siamo in un posto di cura, ma questo io lo chiamo il castello dell'amore, perché ho imparato a fidarmi di loro. Io mi chiamo Alessandro, ciao. Che fai al cellulare? Ha risposto un mio amico che mi ha fatto un complimento. Che t'hai scritto? Ma sì, tu come va oggi? E io faccio molto bene. Allora. E Anna si sveglia la mattina presto, va fuori e saluta il mare. E dice ciao onde, ciao gabbiani, ciao scogli. E sta lì delle ore. In paese dicono che è pazza. Dicono poverina, forse un giorno guarirà. Ma ci sono donne che la invidiano, che perché un amore così grande non l'avranno mai. E l'ho scritto io, il primo racconto che ho scritto. Si può? No, devi chiedere, ci è permesso. Ci è permesso? Tu come sei arrivata qui? Te lo ricordi? Che stavo male, bevevo per dimenticare la morte e la mancanza del padre di mio figlio. Ho smesso di bere, sono una persona normale, prendo farmaci, sono cosciente di avere una malattia. C'è un personaggio conosciuto, famoso, che a te piace particolarmente, donna o uomo? Zucchero. Come vorrei essere una stella, fly away.